Una grande famiglia la banca? Una grande famiglia, sì, lo vediamo oggi con tutti i dipendenti, i soci che troviamo qua. È una bella giornata per questi piccolotti. Un picnic in giardino, una foto ricordo, la visita al Museo della Scienza e al Planetario. Sono state decine le famiglie che sabato 2 settembre nella cornice della Villa del Balì di Saltara hanno ricevuto il bonus bebè Bici Cifano, una iniziativa al centro della 14ª edizione di Banca e Famiglia, la manifestazione con cui l'Istituto di Credito, vicino alla comunità, consolida il rapporto con il vasto territorio di riferimento che si estende da Fano a Senigallia e immediato entroterra. Benvenuto, perché per la nostra banca è importante che anche si coltivi la formazione delle famiglie, e quindi è bello vedere tante giovani coppie con i loro bambini, e lo stiamo facendo ormai da diversi anni e vogliamo ripeterlo. Poi qui è una location fantastica perché si vede il mare, è un po' la zona del Balì, è una zona molto, molto valorizzata e siamo contenti quindi di poterla ripetere ogni anno. Nel corso di 14 edizioni Bici Cifano ha erogato bonus bebè a 1628 neonati per una cifra complessiva di 407.000 euro soltanto quest'anno. I 98 bebè figli di soci e di dipendenti della banca hanno ricevuto in totale 24.500 euro di bonus. Come ormai consuetudine, poi, durante la cerimonia è stato presentato il nuovo corso per neogenitori dedicato al primo soccorso pediatrico, che si svolgerà il 26 ottobre, 9 e 16 novembre, ma l'iniziativa è stata anche l'occasione per illustrare l'attività economica e sociale dell'Istituto di Credito relativa al primo semestre 2023. Per quanto riguarda l'utile, è conseguito a 3.800.000 euro, consolidando un patrimonio di 106 milioni. Questo ci permette di aumentare il CET1, che è l'indicatore di solidità della banca patrimoniale, quindi di circa mezzo punto, siamo intorno al 29%. Positivo anche l'andamento della raccolta diretta, che è cresciuta del 2,4% in termini percentuali, ma in termini assoluti parliamo di più 32 milioni. Stesso discorso per gli impieghi: nel primo semestre 23 abbiamo erogato 35 milioni di finanziamenti, quindi mutui residenziali e altri tipi di finanziamenti, su numeri importanti, e soprattutto 97% degli impieghi erogati dalla banca sono tutti nella zona di competenza, quindi vuol dire un legame forte con il territorio che ci permette anche di capire qual è anche lo stato di salute dell'economia locale. Direi che sta ancora andando bene, ci sono dei segnali di rallentamento, ma speriamo di riprendere quella percorso di crescita importante che ci caratterizza. Nel corso della manifestazione è intervenuto anche il consigliere comunale di Colli al Metauro e pediatra Elasmara Ranzi, che ha portato i saluti e il ringraziamento dell'amministrazione comunale. Una bella giornata che la banca organizza proprio per le famiglie, a testimonianza della vicinanza che la banca ha per i soci, i dipendenti, per tutte le famiglie e anche per i loro bimbi. E partiamo da questa carrellata di gemelli per intervistare la mamma e il papà, Giulia. Intanto ti chiedo se sono così buoni sempre o oggi per l'occasione. Diciamo che è un'apparenza, perché in realtà sono abbastanza movimentati tutti e tre. Due maschietti e una femminuccia, i loro nomi? Bianca e Andrea e Mattia. Quindi tre bonus bebè che oggi avete ritirato. Chi di voi è socio della banca? Io, mio sono marito. Io. Da quanto tempo? È un paio d'anni più o meno che sono socio della BCC. Vi trovate bene con l'istituto? Sì, 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 molto. Abbiamo cambiato agenzia, che io stavo prima dall'altra parte, adesso siamo nell'agenzia di Bellocchi, siamo e tutto bene, dai, ci troviamo molto bene.